Chi ha visto la partita ha visto da un lato la squadra medaglia d'oro alle Olimpiadi, dall'altra un'Italia coraggiosa, per nulla rinunciataria, con dei principi di gioco saldi. Tu da direttore tecnico che Italia hai visto, e se ti chiedo, questa Italia ha rispettato i compiti che le avevi dato alla vigilia? Sì, hai detto tutto bene, assolutamente abbiamo fatto una partita in linea di come l'avevamo preparata, ma soprattutto dire di preparare una partita contro la Francia è anche un pochettino presuntuoso, nel senso noi dovevamo fare del nostro meglio, dimostrando personalità e nello stesso tempo dimostrando un sistema di gioco che ci avrebbe aiutato in certi frangenti, perché veramente questi sono i più forti al mondo, potranno non vincere tutti i campionati del mondo europei, ma sono sempre lì. Quindi io devo elogiare dal primo all'ultimo dei miei giocatori, ho cercato di farli giocare tutti perché oggi era anche una festa, e hanno dimostrato tutti quanti con un loro contributo di essere stati all'altezza. Che sensazioni ti lasciano queste due partite, queste prime due partite che non portano punti ma che ci accompagnano comunque alle due partite fondamentali poi contro la Lettonia? È chiaro che noi dobbiamo cercare punti, però è pure vero che non dobbiamo essere realisti, che per ottenere i punti bisogna giocare bene, bisogna allenarsi, bisogna avere giorni di stage insieme per crescere, perché noi dobbiamo giocare sugli episodi, dobbiamo essere perfetti dal punto di vista tattico, come non è stato in Polonia, perché infatti in Polonia è venuto a mancare il gioco nel passivo, il gioco in extra player, avevamo fatto una super partita, che però per ottenere risultati non basta, dobbiamo essere perfetti.